Ieri sera nel Salone degli Specchi del Comune di Giarre la società FCD Calcio Giarre ha presentato le proprie due squadre di calcio. Come già da qualche anno, infatti, il presidente Giuseppe Siligato porta avanti sia un team da calcio a 11 sia uno di calcio a 5. Chiari gli obiettivi di entrambe le squadre, tanto per gli allenatori Giovanni Tropea e Alfio Rao, quanto per il presidente. Sono delle stagioni impegnative, è una stagione impegnativa sicuramente. Noi ci presentiamo ai nastri di partenza già da questo sabato con il Futsal Calcio 5 in un campionato che ci vede neopromossi, in un campionato che ci vede matricola e che ci vede nella culla del Calcio 5, nella zona Ragusa-Siracusa, dove il Calcio 5 è radicato e lo dimostra anche la loro presenza in campionati importanti, anche quello di Serie A. Naturalmente noi ci impegneremo per un campionato all'insegna della sofferenza, dove cercheremo in tutti i modi di salvare la categoria, perché è il nostro obiettivo principale. Calcio 11, non ci vogliamo nascondere, abbiamo allestito una bellissima squadra, abbiamo allestito una rosa ampia dove ci sono ampie scelte dal portiere agli attaccanti, dove cercheremo di fare la parte del leone. Poi naturalmente cercheremo col sudore di dimostrare questo, però noi ci crediamo in un salto di categoria, come ci crediamo nel salvare la seconda, la C2, quindi una stagione da protagonisti. Questo è il nostro obiettivo quest'anno. Dopo l'intervento dei due allenatori, spazio alle divise di questa stagione e alla presentazione delle due rose, con 12 volti nuovi nel calcio a 11, anche di categoria superiore, ma soprattutto tantissime conferme. Nel calcio a 11 abbiamo apportato degli innesti, abbiamo aggiunto 12 pedine importanti, abbiamo fatto a meno di 7 calciatori, un ottavo è passato al calcio a 5, quindi i 12 innesti andavano a ricoprire sia i ruoli mancanti con giocatori di categoria anche superiore che hanno accettato di scendere di categoria per sposare il progetto, e sia quello di andare a migliorare quei reparti che l'anno scorso necessitavano di ulteriori tocchi. Unica parziale nota dolente della serata, l'assenza delle istituzioni, poi colmata con l'arrivo del vice sindaco Salvo Vitale. Noi siamo delusi dell'assenza dell'assessore, che è il nostro punto di riferimento, che dovrebbe essere assessore allo sport, un assessore che dovrebbe mettere la presentazione di una società sportiva che porta avanti i colori di una città, diciamo, non dare la precedenza, però cercare al massimo di essere presenti. È un'assenza che secondo noi non è giustificata, un'assenza che non è stata neanche comunicata, quindi sapete, io mi riservo di aggiungere altro, spero che l'assessore allo sport al più presto ci venga a trovare, e spero magari di un incontro tra me e lui per capire se c'è qualcosa che non va. Appuntamento già sabato pomeriggio con il Futsal, che alle 15:30 ai San Paolo esordirà contro il Siracusa nella sua prima esperienza in Serie C2.